Cosa vi porto? Due amari, per favore. Amaro Lucano, grazie. Allora, direttore, siamo pronti per la chiusura del mercato. Tanto dobbiamo prendere due giocatori. Un terzino sinistro e un attaccante. Vi faccia sapere lei. Così tu credi, caro Franco, ma no, non è così. Il mercato è imprevedibile. Le ultime ore, lo sai, sono quelle più calde. Non mi togliere i giocatori fondamentali che io ho nel Milan. Teo, Leao, Magnan. Non mi nominare la squadra. Hai capito cosa ti voglio dire? Ti dico la mia, non mi privare uno di loro che poi finisce male. Ci capito, però proviamo se ti devi calmare. Parliamo normalmente. Sto sentendo voci di mercato. Lo so, mo ti spiego. Allora, esistono clausole rescissorie per i giocatori, lo sai che possono arrivare da un momento. Ecco qua. Grazie. Allora, esistono clausole rescissorie per i giocatori e da un momento all'altro il calcio è cambiato, mister, il calcio ormai è fatto di soldi, lo so, ma se arriva una cifra importante come si fa a rifiutare? Cioè, lo sai meglio di me come funziona qua in questo ambiente, è così. Io posso sapere solo chi è che c'ha la causa recessoria. Non lo so, allora mi girano voci che purtroppo dalla Spagna stanno preparando un'offerta importante, però non ti allarmare, non ti preoccupare. Ma non sai chi? Non so chi. Sta arrivando un'offerta importante dalla Spagna, stanno preparando tanti soldi da offrire a un giocatore importante. Noi ci faremo trovare sempre pronti perché a Maestro, come dite, in Champions League e in Serie A, lo sai bene. Però io ti dico la mia, se noi vogliamo competere in tutte le tre competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions, la Supercoppa, ci sono tante competizioni. Se voi, e parlo anche io perché faccio parte della società del Milan, sono allenatore, mi mettete questa clausola recessoria e arriva un pezzo pregiato che lo vendono, cioè a me mi tagliate mezza squadra, perché a me i giocatori fondamentali, tu lo sai, Teo, Leao, no, Magliano. lo so, ma guarda, è un discorso che condivido, però vabbè, se ci sta la clausola ci c'è la clausola e i soldi per noi sono fondamentali anche per il bilancio. Allora, stai sereno, non ti preoccupare, che noi, direttore, io fido a lei, costruiremo un grande nido. Amici di YouTube, qui con voi è Ciao le Pumoghi, ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi, ragazzi, terzo episodio della carriera allenatore con il Milan di Mister Franco. Ciao ragazzi, come stai? Molto bene, sono carico. Ma questi primi due episodi come sono stati? Bellissimi, i ragazzi ci stanno seguendo in tanti. Ma fermati, perché? Non mi esprimo più di tanto. Hai detto ragazzi, i ragazzi devono dare supporto anche per questo episodio. 5000 mi piace, dai, giusto. In questo video pazzesco, per avere stupendo questo il qua. Quarto episodio della carriera, 5000 like, perché succederà di tutto in questo episodio, in questo mercato. Non potete capire cosa succede. Noi abbiamo già registrato questo tutto. Questo è un Milan stellare. Si c'è Napoli. Voglio, ma io l'anno scorso ho allenato in Milan, a Napoli. Ma buona. Ha già allenato una. Che insalata. Che insalata. Ma dalla Campania vado a Milano, è normale che ogni tanto ti esce. È vero. Io faccio il tifo per il Milan, per la carriera. Calmati. È giusto. Calmati, voglio iscrivervi anche al canale. Ma schietta capo. Non esatto. So nessuno chissà. Esatto. Tanti like, iscrizione al canale, siamo vicini, vicinissimi ai 500.000 iscritti. Detto questo, godetevi questo episodio. Ne vedrete di tutti questo i colori. Bellissimo. Buona visione da me e da Mr. Frank. È anche la prima partita di campionato, vedrete. E allora eccoci qua. Terzo episodio della carriera allenatore con il Milan. Sarà un grande episodio perché ci sarà la prima partita di campionato. Caro Mr. Franco, ci sarà la fine del mercato. Dobbiamo comprare un attaccante, un terzino, quindi abbiamo tantissime cose da fare. Sono carico. Carichissimo? E allora andiamo dentro. Grazie ai vostri commenti, ragazzi, ho aggiunto molti giocatori nella lista preferiti tra attaccanti e terzini sinistri. Un attaccante al posto di Vlahovic come sostituto e ci serve un terzino sinistro al posto di Teo Hernandez. Quindi i vostri commenti sono fondamentali. Commentate che noi vi leggiamo, mettiamo il cuoricino, sì. E ovviamente noi, grazie ai vostri commenti, abbiamo aggiunto Retegui, Morata, Sesco, Højlund, Parisi, Icardi, Doku, Saka, Udoje, Malasia, Oliveira. Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi. Abbiamo aggiunto anche Scamacca. Ci sono Mukoko, Bonifaz. Ci sono parecchi giocatori, anche giovani, molto interessanti. E ora capiamo chi prendere. Facciamo una cosa, avanziamo, perché per questi giocatori abbiamo chiesto anche di seguirli, quindi praticamente ci diranno anche il prezzo, il loro valore. Avanziamo, ci avviciniamo al 21 agosto, dove ci sarà la prima partita di Serie A. Caro Mr. Fan, preparati, Bologna-Milan. Ci continuano ad arrivare offerte per il centrocampo. Loftus-Cheek, 14 milioni da Borussia Mönchengladbach, quindi dalla Germania. Rifiuta, dai. Rifiutiamo l'offerta. In teoria ci sono, no,
sono arrivate due. Qui Teo Hernandez rimane anche così. Resoconto finale su Fabiano Parisi. Questo giocatore è un 77 22enne, intorno ai 28 milioni di euro. Altrimenti ci avete anche consigliato di Olivera, lui 23 milioni, 25 anni, pure potrebbe essere un bel colpo, ovviamente come sostituto di Teo Hernandez. E allora, prima partita per Mr. Franco, preparati, conferenza stampa, discorso negli spogliatoi come prima partita. Io ti lascio stare, buon match mister. Grazie. Buon inizio campionato. Grazie. Buongiorno mister, allora lei è pronto per questa sfida di campionato? Che sensazioni prova? Salve a tutti, sicuramente provo grande emozione e sono anche un po' emozionato, è la prima di campionato, conosco il mio valore della squadra e ovviamente vogliamo dare il massimo, pur sapendo che il Bologna gioca bene ed è una bella squadra. Non so se ha visto sul web, ma uno youtuber di nome Shaleboom ha detto che il Milan arriverà settimo in classifica. Cosa ne pensa? Sinceramente non lo conosco e ti posso dire che sicuramente si sarà sbagliato. Ognuno di noi commette degli errori, l'importanza è che gli errori si riconoscono. Cari ragazzi, oggi è la prima volta che sto con voi, non vi nascondo che sono emozionato per questa prima di campionato e per questa partita. Oggi scende in campo la mia migliore formazione, portiere Magna, Calabria, Scaldini, Tomori e Teo, questa è la mia difesa. Centrocampo, Bennacer, Krunic e Rabiot. Sulle fasce, Leao, Pulisic. In attacco, Vlahovic. Forza ragazzi, vogliamo 11 leoni in campo. Io Bologna ce l'ha a Magna, perché noi siamo la squadra più forte. Carichi. Ma che bello che tu vieni, ci vuole Bologna. Ma che è? Palla a terzo, giochiamo al centrocampo. Allunghiamo per Vlahovic. Bravo Leo. Bravo. Dai, 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 dai. Cazzo. Si coordina e va. Palla in rete 1-0. Chi ha segnato? Charleston. Dai, 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 ragazzi, dai, 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 non molliamo, dai. Fallo giocare un po' più avanti a Leao. Non lo fa tornare indietro. Pallone in mezzo. Calma, 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 calma. Bella gara il giocatore. Cerca la porta. Ma da ogni colazione. Ecco Pulisic. Appoggiala di là. Cerca di bucare per il colpo. Vai, 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 vai. Calabria. Bellissimo gol, bravo Calabria, bravo. Chi si vuole per fare Calabria? Non c'entro campo. E non ha lasciato scampo il portiere. Dai, 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 recuperiamo questa partita. Primo tempo, eh. Bennacer. Tira. Cerca di sorprendere il portiere. Portiere chiamato in causa qui. Bravo questo portiere, mamma mia, si butti lo ballone. Vai, vai, finito prima tempo, qualche cambio lo facciamo, dai. Ragazzi, ho fatto due cambi. Ho tolto Pulisic, ho fatto riposare un po' Gonzalez. E ho tolto Rabiot, gli ho messo Loftus-Cheek. Dai, crediamoci. Vlahovic già sta stanca. Tira. E ciao. Si riporta in vantaggio dunque. Sono molto più veloci di noi. Il punteggio adesso è di 2-1. Raffaele Leao. Dagliela di nuovo. Leao. Nico Gonzalez. Mannaccia. Mannaccia. Appoggiala vicino. Taglia sul centro. Prova a sorprendere il portiere. Ordinaria amministrazione. Cazzo tiri. Palla gol importante. Stiamo giocando male, eh? Centrocampo non tengo proprio. Batteni morti. Batteni morti. Dai. Dai. È forte Vlahovic. Il centrocampo vedi poco debole. Troppo debole. 2-2 al 70esimo. Dai, prima di recuperare sta partita, dai, 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 dai. Capisce tutto e recupera. Pallone complicato. Possibilità per la ripartenza.
dalle prime. Ai! Sempre lui. È forte. È forte Vlaovic. Calma. No! No! Bravo Magna. Sei il portiere più forte. Cazzo! Non lo fai in botto, non lo fai in botto. Mamma mia! Calma, calma, calma. Giusto, Magnani ci sta salvando, eh. Bravo. Tocco per Krunic. Prova a farla filtrare. Occhio al cross nel mezzo. Dai! Ti prendi Vlaovic. Gonzalez. E ha scelto pure Gonzalez. È un grande giocatore. È forte tecnicamente, bravo. Bella partita, sofferto, bellissimo Bologna centrocampo, però il mio Milan con vari cambi ha mal risolto la partita. Mister Fra, la prima è andata. Mister, complimenti, bellissima partita con il Bologna vinta per 4-2. Ci può dire qual è stato il segreto per vincere questo match? Nessun segreto, i ragazzi stanno lavorando bene e i risultati si vedono. Non sono pienamente soddisfatto sui miei centrocampisti. Bisogna lavorare e bisogna migliorare. Eccomi mister, ma quando dice migliorare significa che ci sarà un ulteriore acquisto a centrocampo? Non lo so, parlate con il direttore sportivo di queste cose. Io spero che ci sia un ulteriore centrocampista ancora più forte, che possiamo migliorare al meglio il mio Milan. Il mercato è lungo e lo sappiamo bene che le ultime ore sono sempre imprevedibili. Non so cosa accadrà. Allora ragazzi, voglio cambiare capitano. Io lo ritengo uno dei migliori portieri d'Europa e del mondo. Do la fascia da Calabria, la metto a Magnan. 26 agosto giochiamo col Torino, mettiamo la formazione, facciamo solo vedere le azioni importanti. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare, siamo a San Siro, nella scala del calcio, stadio meraviglioso, Pierluigi Pardo e Lele Dari vi danno il benvenuto. Conclusione forte, può contare sull'aiuto dei propri compagni. Possono passare in vantaggio. Rigore. Hanno la chance di aprire le marcature. Non è sbagliato. Sempre lui. Vlaovic. È sempre lui. Nato rigore. Vai Vlaovic. Possono allungare con questo rigore. Si è più forte. Un push contatto. Occhio al corner. Mamma mia, come è forte Vlaovic. È finita 2-0, doppietta di Vlaovic. I rigori li danno a tutte le squadre quando ci stanno. Non è che chi sì e chi no. Devo migliorare un po' su Leao. Aiù, Vlaovic, spettacolare. Allora, il mio Milan 6, Roma 4, Juve 3. No, Juve è una partita in meno però. Juve, Lazio e Fiorentina. Va bene così, dai, prossima partita. Roma Milan. Direttore, finalmente possiamo parlare di mercato. Cosa si dice a riguardo? Ma guardi, il mercato è ancora lungo e ci saranno sicuramente azioni sia in entrata che in uscita. Ci saranno colpi inaspettati e sicuramente uno dei forti andrà via. Ci può dire qualcosa in più? Sappiamo che molti giocatori hanno la clausola rescissoria. Chi di questi ce l'ha? Non posso dirvi chi è. Dalla Spagna ultimamente si sta muovendo qualcosa e noi nel momento in cui arriverà questa offerta non possiamo fare niente. Saremo sempre pronti in qualsiasi caso e in qualsiasi cessione, noi ci faremo trovare pronti e saremo competitivi per il campionato, per la Champions League e per il bene di questo Milan. E allora mister, queste prime due partite sono andate benissimo, complimenti. Visto un centrocampo molto forte, ci abbiamo, secondo me sono un po' dubbioso, ma non è, secondo me è un po' stanco, lo volevo far riposare Leao. Vabbè, ma ci sta, dai. Beh, però complimenti, ho visto un grande Milan, ma soprattutto un immenso Dusan Vlaovic, quindi lo stai allenando bene. Mi serve un sostituto di Vlaovic, qualche partita un po' più per la Champions, cosa è importante. Quindi lavoriamo sul mercato. Andiamo a vedere il mercato, sinistro, dai. Il sostituto di Vlaovic. Vediamo prima l'attaccante. Vai, 75 milioni di euro di budget. È abbastanza, eh. Possiamo lavorare bene, secondo me. Il professore Morata. Alvaro Morata, 30 anni, potrebbe essere un valido sostituto. 36 milioni di euro più o meno l'offerta. 32, vediamo se ce lo offre. Vediamo, andiamo a contattarlo per acquistare. Perché Morata è bello attaccante, sì, pure sì. Lui. Quanto vogliamo offrire? 33, dai. 33 milioni di euro. Comunque una cifra importante, eh.
No, dai. 45 Simeone, dai. Dai, esagerato. 35. 36, dai. Ma non più di tanto, frate. 38 e 3. Aspetta, no. Aspetta, ci abbiamo anche altri attaccanti. Con questa cifra possiamo prendere anche un giovane. Io per ora termino la trattativa. Sì, termino la trattativa. Perché mi sembra un po' troppo troppo. Per me. Per secondo me vale 30 milioni di euro. Va bene così. Abbiamo tanti giocatori giovani che comunque potrebbero venire al Milan. C'è sta. Io tenderei Icardi. Icardi. Com'è quando giochi Icardi? Icardi non è male come sostituto. Intorno ai 20 milioni. A 30 anni. Invece, dati... come, sì, invece come giovane attaccante. È forte pure Dogulo. È un coppa fascia. Su Jackson 35. Alvarez quando va? 43. Icardi, Simeone. Icardi, vediamo sui Icardi. Vogliamo andare sui Icardi? Dai, vediamo sui Icardi, dai. Icardi intorno ai 23 milioni di euro. Clausola no. Iniziamo la trattativa con il club, perché c'era una clausola di 38 milioni, mi sembra eccessiva. Quindi, offerta per il cartellino. Quanto vale? 23. Offri 22, dai, che ce lo vogliamo sicuro. 22 milioni di euro per Maurito Icardi, passato all'Inter. Ancora che vogliono Pulisic. Non ve lo diamo. Ma come vorremmo Pulisic? Porca miseria. 23 e basta. 23 milioni di euro. A 30 anni, hanno accettato i 23 milioni di euro per Mauro Icardi. Dai, ci sta, dai. Ci può stare. Galatasaray sta facendo tanto bene. Trattiamo il contratto di Maurito Icardi che potrebbe tornare in Italia. Sto contento per Icardi, dai. Ruolo che gli mettiamo? Cruciale, sì. Importante, turnover. Turnover gli metterei. Turnover. Però secondo me non sarà contento. Ah, no, 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 è contento, è tutto apposta, ma apposta. Durata del contratto. Ma pure 2 anni, dai. 2 anni. Ignoriamo la cosa recissoria. Allora, aspetta. Controfferti, movie bonus, modifica stipendio e bonus ingaggio. Bonus ingaggio un team di 300.000 euro. Sì, mettiamolo, dai. Stipendio 55.000 euro, va bene? 60.000 euro guadagniamo. Ricardo, ci dai i sordo? Vuoi i sordo? Dai, offri 60. 60 più 3,40. Ok, hanno accettato. Dai, benvenuti Icardi. Benvenuto a Maurito Icardi, che sarà il sostituto di Dusan Vlahovic. Ma è un giocatore che ci serve, è un giocatore importante. Sempre Mr. Frank con il telefono, ma voglio capire da sto telefono che capire. Però beh, tatuaggi e subito visite mediche per Maurito Icardi. Questo giocatore non ha nulla a salutare. È utile. No, non ha nulla a salutare. Col numero bravo, 15 Mauro Icardi. Questo per la Coppa Italia, per il campionato, è utilissimo. Quindi anch'io sono molto contento di questo acquisto. Ci danno una bella. Perfetto. Ci sta. Come terzino sinistro. Allora, calma. Subito Parisi. 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 Contattiamo la Fiorentina. Nessuna clausola recissoria. Ora il mercato si fa sul serio, signori. Stiamo finendo di fare gli ultimi grandi colpi di mercato. Fabiano Parisi. Offerta per il cartellino. Quanto vale? 29. 25 subito. Basta. Non ve lo diamo Pulisic. 27, dai. 36. Vaffanculo. Ma dai, frate. L'ultima offerta. 29, basta. Ok, hanno bisogno un po' di tempo per esaminare l'offerta. Allora, Parisi 29 milioni di euro. Diciamo offerta 3. Allora va bene, accettiamo. Accettiamo, sì. Accettiamo Parisi. Quindi andiamo a trattare subito il contratto. Questi sono giocatori che ci avete consigliato voi, ragazzi. Icardi, che abbiamo già preso. E ora Parisi. Accettiamo il ruolo di turnover. Perché sa. Esatto, che comunque c'è Teo Hernandez. 4 anni di contratto. È comunque giovane, ci sta. Nessuna clausola recissoria. Ma aspetta un attimo. Controfferta. Rimuovi bonus. Modifica stipendio e bonus ingaggio. Ma offri su bonus ingaggio. Sì, taglialo, dai. 300.000 euro di stipendio, 36.000 a settimana. A settimana, cazzo, che bappo io. Quasi quello minuti. Stipendio attuale per 38.000 euro. Ma l'anno è pigi. Chi è uscito pure Paris? Questi eroi Avellini su Paris. Ok, hanno accettato. Normale. Ma perché si prende? Mister Fra sta morendo troppo sordo. Calma. Perché mi hanno fatto più? Abbiamo preso Fabiano Parisi, signori. Questo giocava all'Empoli. Questo giocava all'Empoli. È passato alla Fiorentina. E ora sarà un nuovo giocatore del Milan. Sostituto di Teo Hernandez. Vabbè, ma lo faccio giocare parecchie partite. Complimenti. Esatto. E con il numero 5, Parisi. Passato alla Fiorentina al Milan. Oh, 29 milioni. Sottanti. Sottanti. È una cifra importante. Ci danno una bella. Ultime 10 ore di mercato. Romero 3 milioni. E mezzo. Chi lo vuole? Un Newcastle. Dai, te lo vai. Accettiamo sì. L'offerta per Romero. Ultime 10 ore di mercato. Queste sono le più importanti. Posta in arrivo. Chi è? Oddio. Proviamo di accettare la clausola. C'era la clausola di 130 milioni. Il Real Madrid ha deciso di pagarla. Non ci credo. Io volevo vendere 83. A me venuto buono 130. Siamo andati troppo bene. Seria. E mo? Romero, vabbù. Ciao, pensavo che era Teo Hernandez. Attacca appunto, ma è... Pensavo che era Teo Hernandez. Sta fascia bronda. Pensavo che era Teo Hernandez. Oh, ma...
dammi se sta facendo. Ma come altro, Romero? Pobega 14 milioni. Obionde? Centrocampo. Ce l'ha Mara subito. Vinna Pobega. Lo vendiamo? Subito. Vai, vai, vai. Sto mercato non si capisce niente. Attenzione. Avanziamo di un euro. Queste sono ore importanti, caro mister Franco. Pellegrino. Romero venduto, ok. Vabbè, ma chi è che rifiuta un'offerta di 130 milioni? Dai. Come fa su Pellegrino? Quando vuoi ci mandare? 3 milioni e 8. Subito le vendono. Subito. Non sa c'è. Stai capendo niente. Non so, ce lo troviamo nel nostro Pellegrino. Sì, è. Per i difensori, vabbè, comunque giovane, però l'abbiamo venduto, va bene. 7 ore, ci saluta Teo Hernandez. Ragazzi, però a me mi dispiace, ma pure a me. Mia tiene una clausola di cessore di 130 milioni Real Madrid euro. L'ha pagata. Però, se lo riprende, perché lui era sì, un ex, cioè giocava già nel Real Madrid. Me, mi dispiace che Avaricchi e lui mo vogliate gol, ma non l'abbiamo deciso nulla. Ma vogliamo uno più forte, non preoccupare. Ma perché ti fanno offerte per un terzino, per un 130-140 milioni di euro, non glielo dai. Per un terzino sono tanti, infatti ci danno brutta trattativa. Ma brutta trattativa, ma non siamo stati noi, però. Se pagato lui, ceduto anche Pobega. E dobbiamo comprare un centrocampista e un terzino. E Nala. Allora, vediamo quanto è lì. 57 milioni. Allora, ragazzi, noi abbiamo fatto una valutazione. E secondo noi può coprire diversi ruoli. Vogliamo fare un'offerta per Llorente. Può giocare sia a sinistra sia a destra. E può fare anche l'attaccante. È un 24enne. Quindi contattiamo il Sassuolo per acquistare. Valore di 36 milioni di euro. Quanto vogliamo offrire? 28. E sono tanti, 28. 15 milioni più ciao. Ma ciao non è in vendita, frate. No, ciao, allora, non vendiamo. Controfferta. 30. Rimuovi scambio giocatori, rinegozio offerte per il cartellino. 30 milioni per l'Oriente. 9% del prezzo del cartellino in caso di rivendita. Ci sta, dai. Accettiamo? Accetta, accetta. Va bene, va bene. 30 milioni di euro per l'Oriente. Tenga un attacco, mo cavolo. 4-3-3 oppure faccio 5-5-5. Ma come? Contratto! Andiamo a trattare per l'Oriente. Dopo i Cardi. Ti stai dopo Parisi. Mo. Mi sto gasando perché molto in me sord. Quando tu tieni i sord? Allora lo dobbiamo. Su tu... Teo, Leo, a me non le va. Ormai è andato, gamba fa. Vieni. Capom se pur coppe coglione. No, mister. Non si fanno sti. Mi rispondeva sempre, mi rifà sì. Accettiamo. 3 anni di contratto. Accettiamo. Nessuna clausola recessione. Accettiamo. Recessione, no. Controfferte. Rimuovi bonus. Modifica stipendi bonus in caccia. Facciamo 360. Che sicuro pigli 60. Vai, vai, stongo popa carica. E andiamo. Ma credo. Ma quando su Giulio si finestra. Benvenuto l'Orienté. Dopo i Cardi in Parisi. È venuto anche lui. Giocatore. Complimenti. Benvenuto. Benvenuto. Sei un po' da fermare. Ma quelli mi chiamano. Che devo fare? Mi chiamano. Mo sta con contratto una volta con tutti sinistra. 30 milioni di euro. Cifra importante. Comunque ci danno una bella A. Torniamo di nuovo sul terzino del Napoli. Ma lui c'ha molto più esperienza. Però secondo me io punterei su Oliveira. Offri subito 30 milioni e lo devo buttare alla mia. Ne sono tanti perché ne vale 23. Aspetta. Ah, ne vale 23. Per risparmiare qualcosa. Offerte per il cartellino. 23. 23 direttamente, dai. 23. Che mercato, signori. Che mercato stiamo a fare nelle ultime ore? Non si capisce niente. Hanno deciso di accettare. Allora, Guaiù, ci siamo indeboliti a sinistra come terzino. Però abbiamo preso, stiamo per prendere anche Oliveira, che è giovane. Allora, mo mi fa fare l'ultima cosa. Quando ci abbiamo di budget? 101. Facciamo il primo contratto a chi? Facciamo contratto a chi? 3 anni di contratto, avanziamo. Nessuna ora se recessori, accettiamo. Oh, ma tutto sto bonus in gara. Ah, in squadrone, mo mi ha fatto. Controffetti, bonus, modifiche, stipendi. Ma ci vuole stipendi alti, chi se vai a Napoli prima poco. 50 e 100.000 euro di bonus in caccia. Potrò 50.000 euro a smane. Non accettato. Non accettato. Benvenuto a Matti Oliveira da Napoli al Milan. Terzino sinistro, forte. Abbiamo praticamente sconvolto tutto. Sembra male. È andato via Teo Hernandez e noi abbiamo dovuto prendere un altro, un ulteriore terzino sinistro. Non era in programma tutto questo. Cambia tutto. Benvenuto Mattias Oliveira, 23 milioni di euro. E ci danno una bella. Noi abbiamo fatto una riflessione. Abbiamo giocato le prime due partite di campionato. Abbiamo fatto un mercato pazzesco. Prendendo con la Roma, Icardi, Parisi, Oliveira. Purtroppo è stato venduto Teo Hernandez. Abbiamo preso anche quello. Abbiamo preso l'Orienté. Esattamente, mi ero completamente dimenticato di l'Orienté. Noi abbiamo 99 milioni di euro. Ci abbiamo pigliato centrocampista perché abbiamo venduto Pobega. Abbiamo pensato, ci mancano le ultime ore. Ci consigliate qui sotto voi nei commenti chi prendere a centrocampo. Secondo me sarebbe bello. Avanziamo, dai, soltanto di un'ora. E ci consigliate qui sotto il centrocampista da prendere o qualche altra cosa. Non lo so. Fateci sapere. È saltata Pellegrini. Sì, è saltato Pellegrino. Kalulu, 32 milioni di euro ci offrono dal Manchester United. Ci dovete far sapere anche questo. Noi ci fermiamo qui. Un mercato pazzesco. Ultime 6 ore. Commentate.
fate? Commentate, noi vi leggiamo. Fateci sapere chi centrocampista prendere. Io prenderei un bello centrocampista, anche se la rosa di centrocampo ci fa, però darei in prestito a Tecatele. Questa è la nostra rosa, ragazzi. Comunque i sostituti, vedete, ce li dai, abbiamo. Dai, teniamo uno squadrone, squadrone utile. Mi dispiace per Teo, però io non lo volevo vendere. Però ha trattativa di 110 milioni di euro. La clausola hanno pagato, sta, ragazzi. Io direi di mettere in trattativa Tecatele. Boh, aiuta, la fa sapere voi. Sì, fateci vostro, sapere voi, dai. Il vostro parere è importantissimo. Senti, quindi, posso dire una cosa? Fateci sapere. Questa carriera con Milan mi sta piacendo tanto. Anche a me. È stata bella. Che mercato. Visto a te che ti sei molto euforico. Che mercato, signori. Ma dai, mi sei settimo Milan. Babbo sbagliato. Quindi voglio, questo terzo episodio della carriera finisce qua. Grazie mille a tutti per la visione. Mi sono gasato tantissimo, caro mister, ci siamo gasati. È stato un mercato incredibile. Ma mancano le ultime ore, perché nelle ultime ore si fanno le cose importanti. Centrocampista, giocatore di qualità. Qui sotto nei commenti, sbizzarrite, andate, fateci, vai, sapere. Fateci sapere. Ringrazio te mister Franco, complimenti. 100 milioni di euro. Esatto, 100 milioni di euro, complimenti per questo inizio. Dobbiamo giocare la prossima partita contro la Roma, quindi tanto supporto, tanti like, mi raccomando, 5000 mi piace per il quarto episodio della carriera subito. Sfondate il ma video deve arrivare, mi piace, dai, perché deve arrivare, è uno squadrone. Ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli. Allora, noi avanti Milan, ok? Forza Milan. Ok, nella carriera forza Milan. Ciao Ayu, mi raccomando, carichi. Si mette più forte. Ciao.